Situata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, nella provincia del Verbania Cusio Ossola, troviamo Verbania, definita da tutti come il giardino sul lago. Osservando le preziose ville che presenti sul territorio sottolineano l'importanza storica di questa magica cittadina, spiccano vivaci colori di incantevoli fiori. Giardini e parchi diventano così la principale attrattiva turistica della zona. Verbania si trova alla propaggine più settentrionale d'Italia. Siamo nella provincia del Verbano Cusio Ossola, che è una provincia del Piemonte. Anche questa provincia, dal nome un po' esotico, è stata istituita di recente, nel 1992. Verbania ne è il capoluogo, quindi è una città di 31.000 abitanti, quindi mediamente piccola, ma con lo status importante di capoluogo di provincia. Il nome di Verbania appare per la prima volta nel 1939, quando avvenne l'unione amministrativa con i comuni di Intra e Pallanza, comuni che sin dall'inizio dell'Ottocento ebbero una florida espansione, l'uno con l'industria, l'altro con un turismo d'élite. All'interno di queste due realtà, Verbania si è inserita, diventando in breve capoluogo di provincia. Verbania ha una storia duplice, perché la storia del comune di Verbania è recentissima. Verbania è stata istituita con decreto del capo del governo Benito Mussolini nell'aprile del 1939. È un comune che ha fuso le due precedenti entità amministrative, il comune di Intra e il comune di Pallanza, che oggi sono due frazioni di Verbania. Quindi l'anno prossimo Verbania festeggerà i 70 anni di storia come comune. Culla di arte e cultura, Verbania custodisce enormi tesori che si rivelano nelle armoniose componenti architettoniche, civili e religiose, di cui la cittadina è ricca. Percorrendo le graziose strade che si snodano indisturbate tra le piacenti case verbanesi, si giunge di fronte ad una perla della cultura locale, dove la bellezza dei paesaggi e l'eleganza dell'arte viene espressa in tutto il suo splendore. Siamo di fronte al Museo del Paesaggio. Loneliness is questioning a lifetime of separation. Oggi il Museo del Paesaggio si offre al pubblico con collezioni di pittura, scultura, archeologia e religiosità popolare, le quali consentono di conoscere vari aspetti dell'arte e della storia del territorio provinciale. Il museo, diviso in tre sedi distaccate,
si articola con un percorso che parte da una sezione scultorea che occupa il piano terra del Palazzo Viani-Dugnani, dove si può ammirare una ricchissima gipsoteca che conserva le opere di Giulio Branca, Paolo Trubezkoi e Arturo Martini. La selezione archeologica è costituita da oltre 1500 pezzi che offrono uno spaccato dell'evoluzione di una piccola comunità di Leponti, già influenzata dall'elemento celtico e progressivamente introdotta nel mondo romano. Nel secondo piano di Palazzo Viani-Dugnani si trovano quindi sale dedicate alla pittura. Il percorso prende avvio dalla sala degli affreschi del 400 per poi proseguire negli ambienti riservati ad opere d'arte realizzate tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, di cui una discreta parte raffigurante il paesaggio lacustre e montano del Verbano e delle aree adiacenti. Il Museo Storico è una bella realtà verbanese, è stato costituito nel 1907 nella sua prima configurazione istituzionale come Museo del Paesaggio. Già allora questa denominazione era particolarmente originale e innovativa, perché non è un museo ove vengono collocate opere, ma è un museo che ha l'ambizione di rappresentare in maniera compiuta l'intero paesaggio, non soltanto le opere d'arte che in essa sono ospitate. La bellezza del paesaggio, che ha attirato e conquistato numerosi artisti, si può riscoprire nel fiabesco giardino di Villa Taranto. Entrare nei meravigliosi percorsi che si snodano nei policromi giardini è come compiere un viaggio attraverso paesi lontani. Viaggio che fonda le sue radici nel lontano 1931, che vede un lavoro volto a plasmare nel tempo laboriose composizioni floreali, grazie alla passione di un ricco scozzese, Capitano McKercan. L'immenso giardino ospita oggi infinite varietà di piante e fiori che, provenienti da tutto il mondo, donano ad alcune aree del parco una bellezza tutta esotica. I giardini, strutturati quasi tutti sul modello inglese, presentano anche numerose fontane che donano un'atmosfera di regale bellezza.